La fontana di Piazza della Disfida di Barletta nel quartiere Libertà di Bari torna a zampillare. È passato un anno circa da quando è stata inaugurata l'area, riqualificata con panchine e una fontana a pavimento, pensata per accogliere cittadini e visitatori. Ma per un problema tecnico, ci spiega l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, la fontana non era di fatto mai stata funzionante. Per la prima volta comincia a funzionare in maniera stabile e regolare la fontana a pavimento, scenica, architettonica, molto suggestiva, che è stata riseguita nell'ambito del lavoro della riqualificazione di Piazza di Sfida di Barletta. Ahimè, sono trascorsi molti mesi correlati a un problema legato all'allaccio di una nuova utenza dedicata proprio alla fontana dalle 16 alle 22 e la mattina dalle 9 del mattino fino alle 14 del pomeriggio la fontana sarà funzionante. La fascia oraria individuata è una fascia oraria che rispetta il riposo pomeridiano delle persone e, se vogliamo, anche quello notturno, evitando che si possano effettuare giochi d'acqua durante le ore notturne. Adesso vedremo come evolverà nel corso dei prossimi giorni e poi eventualmente faremo anche una ricalibratura dell'orario in base anche alle esigenze che ci verranno rappresentate. Ora finalmente i cittadini, alcuni dei quali hanno portato e portano avanti alcune importanti battaglie, possono tornare a godere di questa opera che, questo è certo, riqualifica la zona e regala ai bambini e ai residenti un'area in cui giocare e rilassarsi in tranquillità. Vigilo sempre il territorio, no? Il problema è stato dopo l'inaugurazione di De Caro, diciamo subito dopo le fontane si sono spente. Chiedo scusa all'assessore Galasso, non ce l'ho con l'assessore, perché ogni giorno su Facebook dal 1° luglio ad oggi scrivevo sempre, ma non ce l'ho con lui, perché lo rispetto come rispetto tutti i consiglieri e gli assessori. Vogliamo più sicurezza qua. La gioia di vedere la fontana funzionante è tanta, sebbene, ci spiega Giuseppe Alvore, presidente dell'associazione La Città che Vogliamo, le richieste all'assessore e all'amministrazione comunale non finiscono qui. Le panchine, se le guarda, non è possibile mettere questi gradini, ti scivola e se ne va addosso, come c'è di una signora anziana. Chiedo sul tratto di via Napoli dei due sassuri, questo chiedo al sindaco De Caro, all'assessore Galasso.